GF VIP 7, Donna Maria in atteggiamenti con Nicole Murge, video. Nella casa del grande fratello VIP 7 starebbe nascendo un triangolo amoroso formato da Nicole Murge, Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi. Nel pomeriggio di domenica 26 febbraio. Sui social è infatti apparso un video in cui si nota il giovane volto di Forum abbracciato a Nicole intento a sfiorarle il seno con lei a non apparire per nulla infastidita dalla cosa. L'atteggiamento di Edoardo ha chiaramente mandato su tutte le furie i fan dei Donnalisi. Edoardo Donna Maria e Nicole Murgia nell'ultimo periodo sembrano essere particolarmente vicini. Sui social, sono presenti numerosi video in cui i due coinquilini si scambiano gesti affettuosi come carezze e abbracci. Ieri, su Twitter è apparso però un video in cui si nota Donna Maria intento a fumare in veranda insieme ai suoi amici con il ragazzo perfettamente a proprio agio nell'atto di sfiorare il décolleté di Murgia. Nicole dal canto suo ha ricambiato il gesto prendendo la mano del ragazzo e rimanendo abbracciata a lui. Edoardo Donna Maria risulterebbe ancora teoricamente impegnato con Antonella Fiordelisi anche se la relazione fra i due coinquilini sta vivendo l'ennesimo momento di difficoltà a causa delle numerose incomprensioni. Il video in questione, se mostrato in puntata, potrebbe ovviamente acuirle con conseguenze che ancora non è dato conoscere. Nel frattempo su Twitter moltissimi fan di Antonella e Edoardo hanno speso parole piuttosto dure nei confronti di quest'ultimo, praticamente lui è geloso di Antonino che Antonella neanche ha baciato, ma Edoardo può fare quello che vuole. Un altro utente ha chiosato, Murgia è quello che è, ma Edoardo si comporta come un uomo single. La colpa è sua. Un telespettatore delle reality show ha invece ironizzato, sempre più sconvolgente Donna Maria. Poi la sera va a dormire con Antonella. Intanto ad alimentare ulteriori polemiche sul presunto feeling con Edoardo Donna Maria. Ci ha pensato la stessa Nicole Murge. Nella mattinata di ieri, l'attrice romana ha fatto una confidenza a Gaele, pare che Donna Maria all'interno del van abbia cercato di baciarla. Al momento non ci sono delle prove poiché l'episodio a cui fa riferimento la Geffina non è stato ripreso dalle telecamere del Grande Fratello VIP 7. La regia è in possesso degli audio, ma ha preferito non renderli pubblici per non urtare la sensibilità delle persone coinvolte.